liturgia che ci apprestiamo ad iniziare ha uno svolgimento particolare, differente da tutti gli altri. Non si celebra la Santa Messa intanto, e all'inizio il sacerdote si prostrerà per terra. Mi sente? Sacerdote si prostrerà per terra ed è un momento in cui si inginocchia. Un momento in cui ci si inginocchia per qualche istante e poi ci si mette in piedi e inizia questa liturgia della croce. Allora ci prepariamo, ci mettiamo in piedi. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come uomo di subito di lui, tanto è rassicurato per essere l'uomo perfetto, è diversa la sua forma da quella dei così si meraviglieranno di lui molte nazioni. Il re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai avessi raccontato, e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato
è reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. E noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi cozzatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto in mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrato con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò il premio dei potenti e gli farò prima, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Thank you.
concorso da gettare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Thank you.
gli rispose: Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù: sono io. Lì eravamo con loro anche Giuda, figlio di loro. Appena disse loro: sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: chi cercate? Rispose: Gesù il Nazareno. Gesù replicò: vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Marco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel povero, il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo. Allora i soldati con il comandante le guardie dei giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima a Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote dell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: non lo so. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote interroga Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli disse: io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schianto a Gesù, dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna domandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a salutarsi. Gli dissero: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: non lo so. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito urlava a un po'. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era alta ed essi non volevano entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero:
disse loro: prendetelo voi edificato secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando in quale modo doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: sei tu il re dei dei? Gesù rispose: dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato rispose: sono forse io il Geo? La tua gente e i tanti presenti ai tuoi corpi ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quel giorno. Allora Pilato gli disse: dunque sei il re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono il re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in tua colpa alcuna. Dietro a voi di stanza, in occasione della Pasqua, io emetta una libertà per voi. Volete dunque che io emetta libertà per voi, il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Barabba era un gigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata la corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e gli dicevano: salve, re dei giudei. E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: ecco, io lo conduco fuori perché sappiate che non sono di lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: ecco l'uomo. Come lo dissero i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire, perché è fatto il figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: di dove sei? Ma Gesù non gli rispose, non gli diede risposta. Gli disse ancora Pilato: non mi parli. Non sa che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in morte? Gli rispose Gesù: tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridavano: se libero costui non sei amico di Cesare. Dunque si fa re, si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato di Tortolo, in ebraico la Patata. Era la parascena della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato:
l'arco composto anche di iscrizione e la fece fuori della croce. Vi era scritto: Gesù, il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei avessero questa iscrizione perché il nome di Gesù è crocifisso. Il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero ancora a Pilato: non scrive il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: perché ho scritto, scritto. I soldati, poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cucitura, tessuta tutta del peso da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma vediamo a sotto e a sotto. Così si compiva la scrittura che dice: sì, sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli chiamava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accorse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto affinché si compisse la scrittura, disse: osserva. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò la spugna in veduta di aceto vicino a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E chinato il capo, continuò il soggetto. Chiniamo il nostro capo e meditiamo sulla morte in croce di nostro Signore. Era il giorno della Pasquetta dei giudei, perché molti non rimasero di far croce durante il sabato e per farlo il giorno solenne di sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate le gambe e fossero portate in mano. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le mani, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto la testimonianza e la sua testimonianza è vera, egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti venne perché si compisse la scrittura: non vi sarà spezzato un osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno tradito. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Gli andò anche il governo, quello che diceva il
sepolto era vicino al Signore Gesù. Abbiamo ascoltato la passione del Signore secondo il Vangelo di Giovanni. E questa lettura così lunga, ma nello stesso tempo così bella, così profonda, è stata preceduta da alcune letture, una tratta dal profeta Isaia, che viene chiamata il carme del servo sofferente, che rispecchia perfettamente quest'uomo che è proprio Gesù. Negli Atti degli Apostoli c'è un episodio di quel servo della regina di Candace che leggeva il libro del profeta Isaia e non capiva chi fosse questo servo. E Filippo poi gli si accostò, salì sul carro e gli spiegò che questo servo sofferente, così come viene descritto qui in Isaia 52-53, è Gesù. È proprio Gesù. Se andiamo a vedere i passi specifici, vediamo una quasi fotocopia del Vangelo, della passione del Signore. Ed è quello che accade, è quello che è lui. Come agnello, dice il testo, mansueto, condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Ed è quello che realmente è accaduto. E poi la passione del Signore nel Vangelo di Giovanni ci descrive un Gesù che finalmente compie quello per cui è venuto. L'ultima parola che Gesù dice è compiuto, è compiuto. La penultima ho sete, l'ultima è compiuto, finalmente, direbbe Gesù, è compiuto. Sono venuto per questo. E questo l'ho compiuto. Cioè, cosa ha compiuto Gesù? Ha compiuto una cosa nuova, una vita nuova, e la compie per mezzo della croce. Quella croce che è uno strumento di morte, Gesù la trasforma in uno strumento di vita. Infatti oggi non è un giorno di tristezza, non è un giorno di tristezza, è un giorno di gioia, paradossalmente. Perché? Perché è proprio su quella croce che Gesù ha piantato i nostri peccati. È su quella croce che Gesù ha inchiodato i nostri peccati e li ha lavati con il suo sangue. Quando Isaia dice il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, si è abbattuto su di lui, perché ecco l'agnello di Dio, lui è l'agnello che viene ucciso, sgozzato per noi. Tutto il Vangelo di Giovanni è proiettato verso quest'ora, è giunta l'ora, è giunta la mia ora. Tutti i segni che Gesù compie nel Vangelo di Giovanni, dal primo segno che è il miracolo alla Nazaricana, dove lui dice a Maria, sua madre, non è ancora la mia ora, prima di compiere il miracolo, ma Maria lo sapeva che era la sua ora.
Era l'ora che Gesù compisse quel miracolo. Ecco, tutti i segni che Gesù compie si racchiudono in un unico segno, che è questo, che è quello della croce, della crocifissione. L'ora della crocifissione è il segno della croce, il segno della crocifissione. Tutto è compiuto, tutto è compiuto. E allora, fratelli miei, tutto è compiuto, anche per noi questo avviene. Se per Gesù è giunta l'ora di compiere questo segno totale, della sua donazione totale, è giunta l'ora anche per noi di essere segnati da Lui, di essere toccati da Lui, di essere guariti da Lui. Quando sarò innalzato da terra, di San Nicodemo, attirerò tutti a me. E quando viene piantato sulla croce l'insegna questi è il re dei giudei, e i farisei, i giudei gli dicono a Pilato: non scrivere questi è il re dei giudei, ma lui ha detto questi è il re dei giudei. E Pilato dice: quel che è scritto è scritto. Bene, e allora quell'insegna la vedono tutti, lui è il re dei giudei. Infatti il Vangelo di Giovanni ci dice cosa? Che Gesù è il re. Tu l'hai detto, dice Gesù a Pilato, io sono un re, lui è il re, e la sua regalità la esprime sulla croce. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Dall'altezza della croce, dalla sovranità della croce, dalla gloria della croce, Gesù attira tutti a sé, ma non soltanto per guardarlo, ma per essere attratti, direbbe Geremia, sedotti. Tu mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Lasciamoci sedurre da questo crocifisso che tra un attimo verrà scoperto e che venereremo. Rimarremo davanti a Lui, a guardarlo, a lasciarci penetrare dai raggi del suo amore nel nostro cuore. Mettiamo già da subito ai piedi del cuore, ai piedi della croce di Gesù, il nostro cuore, e lasciarcelo toccare, guarire, consolare da Lui. Lui ha preso su di sé tutto il peccato dell'uomo, ma anche tutta la sofferenza dell'umanità. E la sofferenza dell'umanità non è soltanto quella visibile, la fame nel mondo, non è soltanto la violenza che viene procurata agli altri, per cui soffrono. Ma c'è una sofferenza che l'uomo vive quotidianamente nel suo cuore. Pensiamo alle ferite che ognuno di noi ha nel proprio cuore, quelle che vede e quelle che non vede. Pensiamo a queste ferite. Gesù ha preso su di sé anche queste ferite. E sulla croce lui di cuore guarire, dalla croce lui li vuole guarire, li vuole sanare, perché noi crediamo nell'azione redentrice e sanante della croce di Cristo. Per questo per noi non è solo un simbolo, ma è anche uno strumento di salvezza, perché dalla croce, dal legno, il primo Adamo ha procurato il peccato. Dal legno della croce il nuovo Adamo, che è Cristo, ha procurato per noi
la salvezza, la guarigione, la liberazione. E allora per noi il crocifisso, che vi invito a non soltanto averlo in casa appeso e spolverato, spero, spero non lo spolverato, ma ad averlo in tasca, a baciarlo spesso come un atto di devozione, non soltanto come un atto di devozione, ma come anche nei momenti difficili, nei momenti in cui siamo tentati, Signore aiutami, io mi fido di te, la tua croce mi libera, la tua croce mi salva, la tua croce è consolazione, tu sei con Gesù. Ecco perché noi temiamo il crocifisso, altrimenti rischiamo o di cadere nel devozionismo o di cadere peggio ancora nella superstizione, lo tocco con molta fortuna, ma chiaramente non è così, ma quando sono nella sofferenza, Signore, tu hai sofferto più di me, aiutami, io confido in te. La croce mi fortifica nella fede. Ecco cos'è per noi. È tutto. Tutto è compiuto. Tutto si compie in quella croce. Ma la croce, la crocifissione di Gesù, non è l'ultima parola, chiaramente, no? Non è l'ultima parola. È compiuto, non è l'ultima parola di Gesù. È l'inizio, è compiuto. Quindi metti un punto e riparte. È la vita nuova, è l'attesa della risurrezione. Perché da quel momento in poi inizia la storia. È il punto zero. E allora questo punto zero nella nostra vita può darsi che deve ancora venire, dove deve morire in noi l'uomo vecchio e deve nascere l'uomo nuovo, quello secondo Cristo crocifisso. E per morire dobbiamo piantarlo sulla croce, dove dinanzi a lui io dico: Signore, mi arrendo a te, mi arrendo al tuo amore. Perché la croce non è soltanto il giudizio di Dio, ma è anche la misericordia di Dio. Quando il soldato infilzò con la sua lancia il costato di Cristo, ne uscì sangue e acqua. E da quella piaga nacque la Chiesa, nacquero i sacramenti, nacquero la nostra salvezza. Allora noi vogliamo immergerci in questa piaga di Gesù, perché noi crediamo che Lui è il Signore, Lui è il Re dei Re, che ha dato, ha donato la vita per noi. E allora ci prepariamo a vivere questo momento dove viene scoperta la croce di Cristo, il crocifisso, e vivremo, visto che non possiamo fare il bacio della croce per ovvi motivi, un quarto d'ora. Di solito ci vuole più di mezz'ora per il bacio della croce, no? Ma un quarto d'ora di preghiera, di venerazione della croce, con qualche canto, con la preghiera personale, e poi ci sarà, anzi adesso ci sarà la preghiera universale, e poi faremo questo momento di venerazione della croce. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
preghiamo fratelli e sorelle per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi una vita serena e sicura di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con fede salda nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Per il Papa. Preghiamo per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco. Il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Per tutti i fedeli di ogni ordine e grado. Preghiamo per il nostro Vescovo Corrado, per tutti i Vescovi, i Presbiteri e gli Diaconi, e per tutto il popolo dei fedeli. Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità nel loro ordine e grado ti possano fedelmente servire, per Cristo nostro Signore. Per i catecumeni. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro apra i loro cuori all'ascolto e dischiuda la porta della misericordia, perché mediante l'avaro di rigenerazione possano ricevere il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, Signore nostro. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale siano accolti tra i tuoi figli di adozione, per Cristo nostro Signore. Amen. Per l'unità dei cristiani. Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro raduni e custodisca nell'unica sua Chiesa quanti testimoniano la verità con le loro opere. Dio onnipotente ed eterno, che raduni i tuoi figli ovunque dispersi e li custodisci nell'unità, volgi lo sguardo al gregge del tuo popolo, del tuo figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo siano una cosa sola nell'integrità della fede e nel vincolo dell'amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Per gli ebrei. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che a loro per primi ha rivolto la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai affidato le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, esaudisci con bontà le preghiere
popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Amen. Per coloro che non credono in Cristo. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, illuminati dallo Spirito Santo, possano anch'essi entrare nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, dona a coloro che non credono in Cristo di trovare la verità camminando alla tua presenza con cuore sincero, e concedi a noi di essere nel mondo testimoni più autentici della tua carità, progredendo nell'amore vicendevole e nella piena conoscenza del mistero della tua vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Per coloro che non credono in Dio. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, praticando la giustizia con cuore sincero, giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te, che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che tra le difficoltà della vita tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla nostra testimonianza, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Amen. Per i governanti. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile. Il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune, nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, la prosperità dei popoli e la libertà religiosa, per Cristo nostro Signore. Per quanti sono nella prova. Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre onnipotente, perché purifichi il mondo dagli errori, allontani le malattie, vinca la fame, renda la libertà ai prigionieri, spezzi le catene, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati e ai morenti la salvezza eterna. Dio onnipotente ed eterno, consolazione degli afflitti, sostegno dei sofferenti, ascolta il grido di coloro che sono nella prova, perché tutti nelle loro necessità sperimentino la gioia di aver trovato il soccorso della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso verrà scoperta la croce e ad ogni invocazione ripeterete, canterete insieme col coro, venite, adoriamo. Salvatore del mondo, e venite a gloria.
ad attendere il Santissimo che si trova nell'altare del tabernacolo che è stato messo in sacrestia. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu al regno, con la potenza e la gloria dei secoli. Thank you.
dedicazione a questo grande mistero, ci consacri sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Amen. Inchinatevi per la benedizione. Scendo, Madre, la tua benedizione su questo popolo che ha celebrato la morte del tuo figlio nella speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.